L'opificio delle pietre dure di Firenze è un istituto articolato, complesso, proteiforme, che ha come elemento cardine e unificatore quello della materia. Nasce, e non a caso si chiama opificio, luogo in cui la materia prima viene trasformata, come laboratorio per una particolare manifattura, e poi ne parleremo. Poi è diventato un laboratorio di restauro che si occupa di settori molto diversi, ma proprio perché si occupa di restauro di materiali differenti è anche una scuola, una straordinaria scuola d'eccellenza per chi vuole occuparsi della cura dei materiali di cui è fatta l'opera d'arte. L'origine dell'opificio è della fine del Cinquecento. 1588 il Granduca di Toscana istituisce questa manifattura di oggetti di straordinario pregio che invaderanno l'Europa. L'opificio moderno, però, che già aveva avviato a fine Ottocento una tradizione legata al restauro, nasce nel 1966. Con l'alluvione di Firenze. Il doversi far carico di restaurare oggetti di tutti i tipi, dalla carta ai metalli, al legno, ai dipinti su tavola e tela in condizioni drammatiche, ha costretto alla messa a punto di sistemi di intervento rigorosi e all'avanguardia. È da lì che la tradizione attuale ha la sua radice più profonda. L'istituto ha tre sedi, quella storica in via degli Alfani, quella alla fortezza da Basso legata all'alluvione e la sede meravigliosa, straordinaria del settore Arazzi, che è nella sala delle bandiere di Palazzo Vecchio, domina la città dall'alto della torre ed è legata alla presenza in Palazzo Vecchio degli Arazzi di Bronzino. Ho citato sedi diverse, settori diversi. Quello che li tiene uniti è l'approccio interdisciplinare al restauro. Ci sono chimici, ci sono restauratori che si occupano di materiali differenti che dialogano tra loro. Ci sono archeologi e ci sono storici dell'arte. La presenza del teorico, di chi non lavora con le mani ma conosce la disciplina, è fondamentale. Non a caso, per statuto, il direttore dell'opificio, il soprintendente, che in questo momento sono io, è uno storico dell'arte, perché ha la visione d'insieme, conosce il significato storico di quell'oggetto che ha quella materia. E questo è straordinariamente importante. Interdisciplinarietà vuol dire anche disponibilità a collaborare a chi fa ricerca in atto in campi apparentemente distanti. Abbiamo rapporti con istituti di ricerca scientifica. In previsione ospiteremo un acceleratore di particelle con applicazioni anche sperimentali. Significa anche disponibilità a pubblicare tutti i risultati che vengono raggiunti. Non è ovvio, non è scontato, perché pubblicare vuol dire non solo proporre quello che si è realizzato, ma anche sottoporlo a critica. Questa è una cifra distintiva di tutta la storia dell'opificio. La disponibilità onesta e laica a rivedere ciò che si è fatto e a partire da questo e migliorarlo. L'opificio, per questa sua attitudine costantemente sperimentale, è anche un istituto di ricerca, è stato riconosciuto come tale, ma è anche cercato come tale dall'estero. Abbiamo progetti con i maggiori musei stranieri, proprio perché portiamo un'expertise riconosciuta. Allo stesso modo accogliamo studenti da tutto il mondo, proprio per proporre
in un'ottica di discussione la metodologia e l'approccio che si è concretizzato e consolidato in questi decenni.